Ruspi, ecco, in qualità di assessore della pesca voglio ringraziare prima di tutto l'ISPRA che collabora con l'amministrazione comunale costantemente, soprattutto ovviamente nel settore tanto delicato come quello della pesca. Grazie a tutti voi per essere venuti questa mattina, lo scopo, non so se l'avete letto o se ve l'hanno già detto, se avete ricevuto anche le locandine, lo scopo della riunione di questa mattina è quello di riferire come un po' dice il titolo, la prima pagina di questa slide, di questa diapositiva, che è quello di capire come stanno le risorse ittiche marine nel Veneto. Ecco, oggi è una giornata scelta e studiata appositamente, cioè una giornata di relazione da parte degli ISPRA di alcuni dati importanti che vogliono sottoporre l'attenzione dei pescatori e di chi amministra i pescatori proprio il giorno prima, un paio di giorni prima di ritornare in mare e dopo aver concluso il fermo veloce. Quindi in buona sostanza questo progetto fatto da ISPRA assieme ai pescatori non è altro che, come mi è stato ben spiegato, un ponte che si vuole creare tra i ricercatori e i pescatori, proprio per assieme creare questa strada di sicurezza, tra virgolette, di risorse ittiche ed economiche che da qui in avanti sarà opportuno accompagnare insieme ai pescatori. Quindi è importante questo momento anche perché sicuramente ci saranno dei dati importanti che verranno forniti a fronte di questa sperimentazione che si inserisce in un contesto un po' più ampio. Sapete che dal punto di vista europeo il progetto viene definito CAP2, che è una sigla, come diceva il dottor Giovanardi, che è proprio quello che nasce proprio come motivazione quella di questo famoso ponte, cioè questa collaborazione stretta fra chi studia il mare e vuoi portare questo studio a fattor comune insieme ai pescatori. Questo è l'obiettivo principale. Quindi io lascio subito la parola al dottor Giovanardi, che poi penso passerà al proprio biologo, al dottor Leisevic, esatto, con una serie di informazioni che ritengo sia opportuno tenerne insieme. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie al Sole dell'ospitalità, grazie a voi di essere venuti. Io sarò brevissimo, volevo soltanto ricordare sia i giudici che non possono sapere, sia agli altri perché probabilmente non è facile seguire le vicende istituzionali del nostro paese, ricordare un po' la nostra storia, chi siamo, da dove veniamo, non so dove andremo, ma almeno vedere un po' come perché siamo qua, dal 91 siamo qua, come quella volta eravamo in CRAP, l'Istituto Centrale per la Ricerca Applicata alla Pesca, quindi era l'istituto che era vigilato dal Ministero competente, quello che decideva la gestione della pesca, allora il Ministero della Marina Mercantile, poi diventato il Ministero delle Politiche Agricole. Dopodiché, quindi nel 91 questo qui succede, l'istituto nasce operativo dall'87, nel 91 fa una voce di periferiche, una Palermo. Dopodiché nel 94 un'altra legge, la precedente era la 41, poi con 13, la vigilanza passa sotto il Ministero dell'Ambiente, quindi l'IPAF, il Ministero delle Politiche Agricole, viene a perdere un istituto di riferimento. E l'ICRA diventa ICRAM, quindi diventa mare, la pesca diventa mare, quindi si cambiano osservazioni e campo di indagine, e anche se ovviamente chi si occupava di pesca continuava a occuparsi di pesca, ma sempre più in un'ottica non tanto di aspetti produttivi quanto di sostenibilità ambientale. Nel 2008, 4 anni fa, un altro, diciamo così, è stato un accorpamento fra istituti per vari motivi, e si è formato, diciamo, l'ICRAM è afferito in un istituto che si chiama ISPRA, l'Istituto Superiore per la ricerca e la protezione ambientale. ISPRA,
sempre vigilato dal Ministero dell'Ambiente. Quindi si è venuto a creare, tra l'altro, paradossalmente una situazione così particolare dove, come dicevo prima, c'è questo aspetto di sostenibilità che noi seguiamo soprattutto, e che di fatto è aumentato l'interesse nostro sulla pesca, anche perché recentemente è stato attivato come paese, diciamo, la responsabilità dell'applicazione di una direttiva comunitaria che si chiama Strategia Marina, che è una cosa molto ambiziosa, che nel 2020 in teoria dovremmo avere un mare in buona salute, compreso anche su 11 descrittori c'è un uomo dedicato a quello pesce, un ritornale di pesce, il numero 3, 11, con tante altre cose, è un essere messo a posto. Quindi c'è tutto un programma a livello europeo molto impegnativo e c'è stato tirato, quindi diciamo indirettamente seguiamo gli aspetti della pesca molto, molto vicino. Adesso, questo caso particolare, questo approfondimento, lo presenta il dottor Rasevic, che è responsabile di un programma comunitario di cui ci darà anche un po' di aspetti generali per riguardare il momento del problema, e che affronteremo nei momenti previsti dal suo studio. Prego, prego, ecco, prima di passare la parola al giorno. Volevo intanto ringraziare di voi, naturalmente ringraziare anche il consigliere regionale che ha potuto essere presente con noi questa mattina, ed è importante la sua presenza. Volevo ringraziare anche la Regione, la figura del professore, e volevo ringraziare anche lo Istituto della Pesca con la presenza della dottoressa Andriella. Quindi sono importanti queste presenze perché dimostrano insomma il tono che ha questa, la valenza che ha questa, questa giornata. Prego. Bene, buongiorno, mi sentite? Cominciamo con la prima cosa di cui volevo parlarvi, in modo brevemente spiegarvi cos'è questo progetto. Sarà una presentazione molto breve, però quello che mi interessava è raccontarvi il tipo di collaborazione che noi stiamo instaurando, che abbiamo instaurato con alcuni pescatori, perché il cambio d'ambiente e l'attività che abbiamo fatto in mare questa settimana, quindi si tratta di dati di inizio di questa settimana, raccolti dal lunedì a mercoledì, nascono anche da una disponibilità e da un percorso che è iniziato qualche tempo fa. Noi lavoriamo all'interno di questo progetto, si diceva progetto CAPS 2, che è un progetto che è finanziato dall'Unione Europea, per la stessa Unione Europea che viene vista dai pescatori come qualcosa di negativo, no? Per le regole che vengono messe rispetto alla gestione della pesca. Però la stessa Unione Europea che nei suoi ambiti vede in modo positivo il fatto di cercare di far collaborare i pescatori con i ricercatori, perché questo tipo di rapporto è un rapporto che spesso non c'è stato, nel senso che di fatto i giochi sono sempre stati fatti probabilmente in altri posti, e allo stesso modo invece l'Unione Europea vuole vedere che i pescatori e i ricercatori collaborano tra di loro, che magari cercano insieme di formulare delle proposte per migliorare lo sfruttamento delle risorse. L'idea che si sta sviluppando a livello europeo anche nella riforma della politica comune della pesca è quella di dare sempre più responsabilità ai pescatori, quindi il nostro punto di vista è che se noi riusciamo a dare una mano in questa direzione, questo può essere utile per fare in modo che le attività economiche siano sostenibili nel lungo periodo, e per fare questo è necessario anche che le risorse siano però sfruttate in modo sostenibile. Che tipo di attività abbiamo in corso nell'ambito di questo progetto? Abbiamo una serie di bachi periodici che vengono fatti da alcuni osservatori a bordo di circa una decina di pescherecci della varietà di Chioggia. Abbiamo una serie di, durante questi barchi si raccolgono informazioni sulla posizione delle attività di pesca, le catture per le singole gare, si raccolgono dei campioni biologici, si misurano le lunghezze, la maturità sessuale, si cerca cioè di descrivere in modo pieno quello che viene pescato sostanzialmente. La differenza rispetto a quella che è l'esperienza del pescatore è che il pescatore ricorda sostanzialmente, noi registriamo e scriviamo dei numeri nei quali poi possiamo andare a scavare nel tempo per poterli utilizzare per fare delle
dati ambientali, tipo la temperatura, la salita dell'acqua, che ci servono per capire, ad esempio, nel momento in cui c'è un periodo di grande freddo o nel momento in cui abbiamo una situazione inversa, come le acque dolci magari che erano importanti dalla costa, cosa sta accadendo, per capire magari perché alcune specie ci sono e poi scompaiono o muoiono. E nel nostro percorso, quello che facciamo tramite degli incontri che facciamo al principio con la lezione mensile, nei periodi più frequenti, è quello di discutere i risultati che abbiamo, di discutere proprio con i pescatori che partecipano al progetto. Ovviamente questo è un percorso aperto, quindi si possono partecipare, si permetterà aumentare il numero di partecipazioni. Un'altra cosa che abbiamo chiesto ad alcune imbarcazioni è quello di ospitare a bordo degli strumenti che sono degli strumenti, praticamente dei computer, in cui cada per cada vengono messi i dati delle catture delle specie principali come quantità. Questo sistema, con un sistema GPS, ci permette di poter avere delle informazioni che sono più frequenti, perché tutti i giorni i pescatori fanno questo tipo di lavoro. E anche in questo caso sono dei dati che noi possiamo utilizzare proprio per andare a capire i cambiamenti, ed è molto importante. Tra le altre attività che abbiamo in corso sono quelle di cercare di valorizzare quelle che sono le vostre conoscenze. Cioè, di fatto, c'è sempre questo discorso che capita anche spesso nelle nostre riunioni, che alcuni pescatori dicono che non lo so, io non capisci niente, più o meno. E per noi questo punto è un punto molto, molto interessante, perché noi sappiamo quali sono, diciamo, i nostri limiti e sappiamo quali sono i nostri pregi. Tra i nostri limiti c'è sicuramente il fatto che noi non siamo tutti i giorni in mare, no? E quindi, mentre voi potete dirci miglio per miglio che cosa c'è sul fondo, noi questa cosa non è che la sappiamo, meno che non ci mettiamo a pescare miglio per miglio. E quindi possiamo integrare le informazioni e dargli un valore. A cosa serve integrare queste informazioni? Serve sostanzialmente a fare in modo di poter capire quello che succede, poterlo anticipare magari, poter capire che nel momento in cui ci sarà un brutto tempo o un freddo molto forte, accadrà qualcosa. Un'ultima cosa, noi i risultati dell'attività che facciamo cerchiamo di presentarli con diversi segni che sono quelli che si occupano della gestione della pesca. Partecipiamo ai GAP, siamo interessati, collaboriamo, vogliamo collaborare al distretto adriatico e cerchiamo anche di collaborare con quelle che sono le istituzioni a livello di Mediterraneo che si occupano della gestione della pesca, quindi dal livello più locale, quindi dal comune, fino alla regione, a livello italiano ma anche a livello mediterraneo, perché questo tipo di progetto a cui partecipiamo è un progetto per la valenza europea e ci sono altri casi più importanti a livello del Mediterraneo. Allora, vi presento adesso i risultati preliminari, cioè una parte dell'analisi che abbiamo fatto rispetto alle attività che abbiamo condotto, dicevo, da lunedì a mercoledì. Abbiamo fatto dei campionamenti con l'aiuto di alcune imbarcazioni, dopo vi ringraziamo per i pescatori che ci hanno dato una mano. Secondo uno schema che vi rappresento qua sotto, vedete qua le immagini di quelle strisce rosse. Le strisce rosse sono le zone dove abbiamo fatto le gare. Abbiamo lavorato praticamente con dei transetti, cioè andando dalla costa verso il largo. E abbiamo lavorato a che distanze? A 4 miglia, a 6 miglia, 10 miglia, 14 miglia e poi l'ultimo punto, quello più esterno, a 18 miglia. Abbiamo lavorato nell'area della regione Veneto. Allora, perché nell'area della regione Veneto? Perché la regione Veneto è quella che ha una competenza di tipo amministrativo in questa zona. Se si vuole influenzare e cercare di suggerire delle risposte, delle idee, quell'ambito della regione Veneto è sicuramente un ambito importante sotto il punto di vista territoriale. Abbiamo cercato di rappresentare quella che è una parte ovviamente delle zone dove voi pescate, perché in certi casi probabilmente voi estendete ben oltre le 18 miglia. Abbiamo cercato di fare un campionamento che fosse efficiente in termini di tempo e sono state campionate in totale una ventina di stazioni. Abbiamo fatto delle gare secondo un metodo che noi definiamo scientifico, no? Cercando di fare delle tirate che avessero la stessa durata, lavorando alla stessa velocità, e abbiamo cercato di lavorare in modo da rappresentare quello che c'era nel mare. Ovviamente questo tipo di
lavoro che abbiamo fatto con delle cocce ci permette di rappresentare in modo pieno solo quelle che sono le specie bersaglio delle cocce. Se avessimo usato le fuori, ad esempio, avremmo raccolto delle informazioni più importanti per, ad esempio, per le soglie. Solo che per ragioni di tempo e di economia non c'è stato possibile, anche se in futuro faremo questo lavoro anche con il rampone. Vi dicevo, per quello che riguarda le imbarcazioni, abbiamo lavorato con il drago e il perla nera, quindi l'equipaggio del drago c'è la Nancy, Daniele, Diego e Johnny, che ringraziamo, per il perla nera William, Elio e Michael, che sono stati molto collaborativi, abbiamo avuto anche un appoggio al mercato ittico dal Dutton, Alberto Baci, che ci ha dato una mano per stare tutto il materiale. Che cosa è stato fatto? Allora, in ogni punto abbiamo fatto queste gare, abbiamo raccolto il pescato veniva raccolto sostanzialmente, avevamo due maglie, una maglia interna che era di 50 mm e una maglia esterna che era di 20 mm. Abbiamo differenziato queste due catture, quello che dimostriamo oggi è il totale sostanzialmente, il totale dell'arena di quello che c'è, di quello che c'è in mare. In cosa consisteva il lavoro? Praticamente abbiamo lavorato il giorno. Abbiamo scelto di lavorare il giorno perché se avessimo alternato giorno e notte non avremmo potuto confrontare i dati, lo sapete molto meglio di tutti noi, no? Che di giorno alcune specie sono più catturabili di altre, no? Quindi abbiamo deciso di lavorare il giorno perché ci sembrava per il tipo di lavoro che dovevamo fare l'attività più conveniente. Tre giorni di campionamento, se in parallelo tre giorni di analisi dei campioni, in totale abbiamo misurato più di 14.000 individui, poi abbiamo preso tutte le lunghezze. Su alcuni di questi sono state fatte delle valutazioni della maturità per capire se erano sessualmente maturi, quindi se potevano riprodursi oppure no. Abbiamo guardato tutte le specie, però quello che vi presentiamo sono diciamo, delle informazioni per le sei specie principali che sono state catturate. Ovviamente questo tipo di lavoro è stato un lavoro estremamente intensivo, pensate che solo giovedì sera tutti i dati erano finiti dentro un database nel computer per poter fare le elaborazioni. Le elaborazioni le abbiamo finite questa mattina, anzi per questa presentazione è stata finita questa mattina alle 5, proprio per l'insieme delle informazioni che erano raccolte, che erano veramente molte. Il passaggio successivo che faremo dopo questa presentazione sarà quello di fare un rapporto che poi anche distribuiremo, per il quale c'è bisogno di un po' di più tempo. Solo una nota, qua vedete l'elenco delle persone che hanno collaborato con degli orari che sono stati degli orari appunto estremamente faticosi tutte le notti, voi lavorate sempre di notte, quello del giorno a notte per tantissime giornate, appunto ieri sera abbiamo finito questa notte di appunto alle 5, venivo qua a mezzanotte, ci siamo occupati di coordinare le attività di coordinamento mare, fatto il coordinamento delle attività a terra, Marianna la parte relativa al laboratorio, due ragazzi che sono qui con noi. Le voglio citare semplicemente perché sono arrivato ieri mezzanotte a Chioggia, sono andato al laboratorio dove anche gli altri lavoravano ancora stravolti. E quindi Camilla, Pina Simone Camion, Cristina, De Gione, Marco Manotte, sono altre persone che collaborano con noi nell'ambito di osservazioni di persone che avete visto a bordo. Un ricercatore di Unima, che è collaborato all'interno del progetto, Andrea Fusari, Tommaso Fortibuoni, che sta facendo le riprese, Gianluca Franceschini, altro ricercatore, e Roberto Giovannanti, che poi ha coordinato a livello più alto tutte le varie attività. Io in questo momento vi presento i loro risultati, sono arrivato questa notte a mezzanotte, ho avuto solo modo di raccogliere le informazioni poi per poter dimostrare. Allora, andiamo subito a mostrarvi quali sono stati i risultati. No? Allora, una prima immagine, due immagini. A sinistra vedete le zone che abbiamo studiato con, sostanzialmente ogni punto corrisponde a quelle che sono state le catture totali di specie commerciali, solo specie commerciali, sto parlando in questo momento, che abbiamo rilevato. Le diverse fasce, le diverse linee rappresentano le fasce, le 4 miglia, successivamente le 6 miglia esternamente, poi 8, 10, scusate, le 10, 10, le 14, 20, le 18. Quello che vedete nel grafico a destra sono le medie
delle catture per ora che sono state rilevate. Beh, sostanzialmente, vedete circa in media dai 60 agli 80 kg di pesce commerciale raccolto, di specie commerciale, perché in realtà poi una parte di questi sono organismi molto piccoli o sottotati. Adesso tra poco vi mostreremo queste informazioni. Qua vedete alcune informazioni preliminari, dopo entrerò nel dettaglio in modo che poi vedete cala per cala quello che è stato raccolto e in che modo. Allora, la triglia di fango, ad esempio, se guardate il grafico in alto a destra, no? Più alta la barra vuol dire più specie sono state catturate, no? Per la triglia di fango ovviamente la quantità maggiore sono nella zona più costiera, in media per tutte le stazioni che abbiamo esplorato nei diversi transiti. Per il moro invece vedete che le catture maggiori sono intorno tra le 10 e le 14 miglia. Stiamo parlando in peso, chilogrammi per ora di pesca, quindi dopo voi fate i vostri calcoli pensando al fatto che fate delle cale più lunghe. Per la seppia ovviamente avevamo delle quantità maggiori che erano sottoposte, perché sono delle seppie che stanno uscendo sostanzialmente dalla laguna. Per il fuoco le catture maggiori le abbiamo avute intorno alle 10 miglia. Parliamo di catture limitate in media per stazione, quelle che erano su 10 miglia, circa 3 kg. Per i calamari invece la stazione più esterna è quella dove abbiamo raccolto più calamari, una quantità di circa 5-6 kg medi, e per la canoccia invece ovviamente di nuovo le stazioni sottoposta. Adesso vediamo un po' di approfondimenti per queste specie. Quello che abbiamo cercato di catturare con queste informazioni erano quel tipo di informazioni che pensavamo che potessero interessare, in particolare il discorso 4 miglia, 6 miglia, per poi andare a spostarsi verso il largo. E sappiamo che questo è un periodo in cui c'è una quantità di organismi giovanili più piccoli che poi nel tempo tendono a crescere e a spostarsi verso l'esterno, no? Quindi andiamo a vedere i barconi. Allora, nell'immagine in alto a sinistra vedete praticamente in ogni stazione dei cerchi, no? I cerchi sono di dimensione più grande dove sono state fatte delle catture maggiori, no? E nella stazione dove abbiamo una apertura maggiore è quella sostanzialmente subito fuori calore, sotto posta, cioè a 4 miglia dalla costa. Sulla destra c'è un altro tipo di informazione, ovvero la mentre a sinistra sono chilogrammi per ora, a destra c'è un'altra informazione che è un'informazione che mi può interessare perché riguarda quanti organismi erano sotto taglia, cioè sotto la taglia legale che erano 11 cm, e quanti invece erano al di sopra. Parliamo di numero di pesci in questo caso, non del loro peso. E vedete che sostanzialmente in alcune stazioni, sempre parliamo quella più a nord, no? C'è una quantità maggiore di organismi in taglia commerciale, circa il 75%, e invece un 25% per sotto. Però se ci spostiamo nelle diverse stazioni, soprattutto sottoposta, si vede che c'è la prevalenza di organismi piccoli. Allora, per mostrarvi questa cosa, questo tipo di grafico ci rappresenta sempre le catture dei diversi porti, sostanzialmente, i diversi transetti che abbiamo monitorato, di fronte a Cavoli, di fronte all'Isolo, all'Iglio, a Chioggia, poi di Levante, di Maestra. Vedete appunto il grande istogramma è proprio quello, il valore molto elevato che abbiamo catturato fuori dalle aule. Però volevo mostrarvi questa parte qua. Allora, questi tipi di grafici sono dei grafici, non so se siete abituati a guardarli, però servono sostanzialmente per mostrarvi quali sono le dimensioni dei pesci. Noi li abbiamo rappresentati in questo modo, abbiamo considerato una zona a nord, il compartimento di Venezia sostanzialmente, e una zona a sud, che è il compartimento di Chioggia. E abbiamo guardato praticamente a 4 miglia dalla costa, a 6 miglia dalla costa e a 10 miglia dalla costa, la differenza tra gli organismi, la percentuale degli organismi sotto taglia, quindi sotto gli 11 cm, e quelli sopra gli 11 cm. Quindi, quelli in rosso sono quelli sotto gli 11 cm e quelli in azzurro sono quelli sopra. Ora, quello che vedete è che generalmente
a parte, sempre nella parte nord, e in questo caso poi 10 miglia dalla costa, la maggior parte degli organismi, almeno il 50% degli organismi che abbiamo catturato, sono sotto gli 11 cm. Si va sostanzialmente dai 5-6 cm fino ai 13-14. E in particolare nel compartimento di pioggia, cioè nelle nostre zone, c'è una maggiore prevalenza di organismi piccoli, mentre a nord abbiamo invece una presenza di organismi di dimensione un po' maggiore. Adesso andiamo a vedere il molo. Nel caso del molo, ancora qua a sinistra vedete questi cerchi che rappresentano con dimensione maggiore dove ci sono delle catture termini di chilogrammi ora maggiore. Poi vedete che praticamente nel compartimento nord, nella parte del compartimento di Venezia, ci sono una stazione che è relativamente importante, quello più fuori, mentre nella zona, diciamo, del compartimento di pioggia abbiamo già delle distanze nelle zone più avvicinate, cominciamo ad avere alcuna disponibilità di moli. Quello che è importante anche in questo caso è che noi abbiamo cercato di dividere gli organismi tra quelli che sono maturi e immaturi. È diverso rispetto a prima. Prima guardavamo la taglia minima, quella legale, di spaccato, che voleva dire sopra gli 11 cm, perché sennò non appariva la finanza e la punta, no? In questo caso per il molo non c'è una taglia di riferimento. E quindi abbiamo guardato in bibliografia, sulla base delle esperienze che avevamo, sappiamo che sono 18 cm, 24, scusate, 24 cm, quelli la lunghezza a cui si riproduce, e praticamente tutti i moli in questo periodo non hanno ancora raggiunto questa taglia, sono più piccoli. Questa è sempre la rappresentazione di dove sono concentrati, vedete che sono più presenti lungo la fascia delle 10 miglia, quindi più nella zona più distante. E qua vedete rappresentate sostanzialmente di nuovo l'informazione di quella che è, che noi chiamiamo la distribuzione dei dati, no? Quindi quanti individui ci sono per le diverse dimensioni. Praticamente nella parte del compartimento di pioggia, sia a 4 miglia che a 6 miglia che a 10 miglia dalla costa, prevalgono moli che sono circa su 13, 14, 15 cm in questo momento. Poi si passa più o meno dai 12 cm, tre volte anche meno, fino a un massimo di 22-23, qualcosa di 24. Però principalmente queste sono le dimensioni, quindi comprese tra i 13-15-16 cm. Ovviamente voi sapete benissimo che nel tempo tendono a crescere, quindi in un periodo relativamente breve continueranno a crescere per raggiungere delle dimensioni maggiori. Qualche informazione rispetto alla sete, in questo caso qua vedete le stazioni delle catture che abbiamo fatto, le catture delle sete sono state delle catture limitate, cioè come quantità, e vedete qua rappresentata in questo grafico le dimensioni. Solo una nota sulle dimensioni: quando si misurano le sete, noi non andiamo a misurare tutto l'organismo, non andiamo a considerare anche la parte dei tentacoli, ma prendiamo solo il mantello, cioè la parte, diciamo, per regolare, per capirci, che sta alla base. E in questo caso si vede sia a nord che a sud che in media sono tutte 7 su 5 cm di mantello. Ovviamente sono tutti organismi giovanili, sono quelli che escono dalla laguna, quindi è ovvio che sono tutti organismi che sono immaturi, che non si riproducono. Sotto costa abbiamo trovato gli organismi che sono più piccoli. E questa invece è la distribuzione che abbiamo osservato per quello che riguarda invece i fondi. Vedete che per i fondi, questo riguarda anche poi il tipo di fondale che c'è, sono state trovate, diciamo, nella zona a nord del Po fino a Caude, generalmente in quantità maggiori a profondità maggiore per il tipo di fondale, che c'è. E i valori maggiori li abbiamo trovati intorno a 10 alle 10 miglia dalla costa, con un peso di cattura per ora di pesca di circa 3 kg in media.
Per i calamari, qua sono più presenti nella parte centro-settentrionale della regione Veneto. Abbiamo avuto le creature maggiori nelle stazioni, in termini di andando più verso fuori siamo delle creature maggiori, con sostanzialmente delle creature elevate sulle 18.000. L'unica stazione che era quella più fuori, vicino alla stellina che si indica il loro. Per le canocce, anche qua, come primo dato, lo zero che si diceva prima, catture molto basse, ovviamente abbiamo lavorato di giorno, c'era un periodo di bel tempo, quindi ovviamente non è che si potessero avere delle catture stazionali, ma un chilo per ora di pesca, diciamo, è in linea con gli effetti che sappiamo che ci sono state sulle canocce del freddo di marzo di quest'anno, quindi ce ne sono ben pochi. Vediamo adesso che arriverà il maltempo che cosa succede quando lo mettete fuori, però non è che ci si possa aspettare grandi cose. Allora, che tipo di copertura si tratta da queste cose? Allora, una prima cosa ovviamente che abbiamo visto alcune specie, ma questo fa parte anche della vostra conoscenza, alcune sono più sottoposte i dragoni, altre sono più spostate in alto mare. Non è che se noi consideriamo le 4 miglia, le 6 miglia, le 10 miglia, le 14 miglia, ci troviamo con una situazione omogenea, si tratta di capire se sei a nord del compartimento oppure a sud, e voi sapete benissimo questo tipo di informazione, no? Dove andare a prendere una specie piuttosto che un'altra. Per alcune specie ci sono sicuramente delle creature che sono basse, la cosa che si evidenzia di più è che gli organismi sono principalmente organismi, almeno per quelli che abbiamo visto, d'Italia piccola. Quindi una buona proporzione di quello che c'è fuori mare, che riferisco soprattutto ai dragoni, è in questo momento di taglia limitata, come è sostanzialmente abitudine, se vogliamo dire, no? In questo periodo. Lo scorso anno il fermo biologico era finito un mese dopo, quindi è chiaro che andando fuori un mese dopo questi organismi sono in grado di crescere. Tenete conto che le triglie, i barboni, a 3 mesi di età sono circa 6 cm di lunghezza, a 6 mesi sono 12 cm di lunghezza, quindi vuol dire che nel giro di 3 mesi passano da 6 a 12, quindi ovviamente anche con un altro tipo di valore commerciale. E poi in termini di peso, sapete bene che un peso di 6 cm è uno di 12, non è che quello di 12 pesa il doppio, ma pesa molto di più, no? Quindi anche il valore ovviamente è diverso. Allora, sostanzialmente questo tipo di analisi che abbiamo fatto, adesso noi la ripeteremo in futuro. L'idea è quella di fare campionamenti di questo genere su base stagionale, in modo da tracciare quali sono i cambiamenti. L'altra cosa che per noi è importante è quella di fare in modo di discutere con voi questo tipo di informazioni che stiamo raccogliendo, e questi dati sono dei dati che sono a disposizione soprattutto per i pescatori, perché il fatto di ripetere questo tipo di campionamento nel tempo serve proprio a poter avere dei dati che ci dicono c'è una crisi oppure stiamo migliorando. Nel momento in cui poi si fanno delle scelte che sono delle scelte di gestione, che poi significa entrare nei portafogli, nelle attività della gente, è necessario capire se le scelte che vengono fatte vanno nella direzione giusta. E a monte c'è anche un altro discorso, che le scelte devono essere fatte sulla base di delle informazioni. Come vi dicevo prima, la differenza che c'è tra il tipo di esperienza che hanno i pescatori e il tipo di esperienza che acquisiamo noi sta nel fatto che noi registriamo le cose e le guardiamo, però abbiamo bisogno dell'esperienza dei pescatori per interpretarle. Cioè abbiamo bisogno di capire, anche se dobbiamo ovviamente perché dentro la zona c'è il pesce oppure no, ma abbiamo bisogno dell'esperienza dei pescatori per descrivere i grandi cambiamenti. E poi c'è un passo ulteriore è quello di, mettendo insieme questo tipo di informazioni, di cercare di sviluppare delle idee che sono delle idee condivise, quindi con una base scientifica, perché l'Unione Europea chiede anche che ci sia una base scientifica, per arrivare a una gestione che sia una gestione ottimale per tutti, che significa preservare l'attività di lavoro, il che però si basa sul fatto che ci deve essere quello del pesce in mare da pescare, perché se non c'è quello non c'è niente di lavoro a monte, no?
quindi il percorso che stiamo facendo è un percorso che ci porterà a continuare questo tipo di campionamenti e continuare le attività di collaborazione con il settore. E quello su cui stiamo lavorando è ovviamente di cercare di valorizzare tutte le informazioni che abbiamo raccolto. No? Nell'ultima riunione che avevamo fatto, sempre con i partecipanti del progetto, avevamo fatto ad esempio dei confronti tra le quantità di pesci che abbiamo pescato lo scorso anno, nella primavera dello scorso anno, e quello nella primavera di quest'anno, dopo che c'era stato il grande freddo. Si vedevano proprio delle differenze sostanziali che conoscete anche in questo caso meglio di noi, perché siete quelli che vivono la crisi del settore in modo diretto. Però quello che noi auspichiamo sostanzialmente è questo, per capirci. Che ci sia un flusso di conoscenze, no? Che ci sia un impegno. Io ringrazio ancora tutti quelli che hanno partecipato a questo campionamento, che sono stati, hanno fatto un super lavoro. E che ci sia però uno spazio poi di poter interloquire, perché bisognerà anche che il distretto, la regione, i CAF tengano conto di quelle che sono le informazioni reali, no? E queste informazioni. Io penso, Sasha, che le domande ci siano una volta. Non è trovato male. Non è trovato male a fine del discorso. Il male è fatto zero. Non dire che noi abbiamo fatto una parola di una casa, un animale, che non c'è niente. Perché tutto questo su misura, perché sono tornato con l'occidente, perché ho avuto un problema. Però, io visto quello che ho scaricato. Pesci su misura, non dire andare male e portare in pesci. Ma no, allora il problema è questo. Io ho visto che ha scaricato il Dennis sia la bandiera che si sta provare. Tutto pesce basso, secondo me non è anche animale e animali a metà, perché l'animale per la nata ha un nervo e questo è un problema. Che non è male, dopo 45 giorni che fermo pesca, tu pesci sotto misura. Allora quello che dico, io anche se due anni che avevo convogliato in acqua, due anni che so poco che avevo convogliato, ci sono delle nuove, chi ci sono, chi c'è, chi non può essere, però quello che è a Roma. Ma cosa fa da fare con un uomo sempre i suoi problemi? Abbiamo detto che il fermo pescato era sbagliato in partenza. E il bicinetti non può ogni volta dopo di fare la tipo di cosa pure fare. Fare quello che vuole, oppure che vada a terra. Loro non capiscono un tubo, perché non capiscono cos'è il mare, e ogni volta è il stesso problema. Noi andremo in mare adesso, io parlo qui a Frasico, e anche a Frasico di Leone, hanno provato le prime 6 miglia che per noi è stata una benedizione importante. Poi, ci fanno le mani con pesce basso, allora dico, l'anno scorso ci hanno fatto le mani a Roma, e un mare bene, il fermo era stata una cosa che si poteva giustificare in 15 giorni. Quest'anno ci fanno le mani 27 da volte, allora, o fanno un fermo per farlo, non lo so, è un esempio, se nessuna scusa, perché all'animale attualmente a buttare via il pesce e mi sono convinto che faremo 2 giorni di pesca, poi siamo tutti quanti qua, cosa facciamo adesso? Questo è il problema. Allora dico io che tra tanta cosa ci sta anche a Piccinetti qua, e dire ma ti che ho la terra, perché dire ma ti che dici un giorno, cosa sto capendo fino adesso? E portare il mare io con l'arco e con la terra. E noi ogni volta a trovare il mare ci faremo. Lasciamo comunicare qua, quando ho perso una volta non si sente a casa. Poi non si sbaglio, non si sbaglio, sarà un di. Vuol dire, no, se mi piace un problema non andare qua. Perché quando che ti tirato una parte, quando che la scarica non ti piace del demonio, diceva tutti che ne sa sta a quando neanche a uno. Siete neanche a uno. Carocce neanche a uno. Caramale si pesci. Allora dico, ma cosa lo fanno con la pesca per andare a fare a distruggere il rio di un ospedale di 20 giorni? Mi dispiace il rio, perché hanno fatto, se sta fatto il centro adriatico per vedere se poteva lavorare Friuli, Veneto e Emilia Romagna. Però per domandare tante settimane, ma per arrivare a 5-6 settembre, risposta è zero. Siamo trovati 6 miglia perché i Piccinetti ha voluto avere 6 miglia perché c'è stato 5 giorni prima di fumo pesca di anno scorso. I 15 giorni vicini di 6 miglia. Per me 6 miglia ne ha adesso perché adesso è una prerogativa per noi per gestione 2013-2014, per me, l'idea mia. Allora se dobbiamo andare a fare questo qua, cos'ha una crisi da oggi?
Secondo me questa è la crisi che questo ore dopo, che questo non si capisce, perché veramente non è che fa piacere, perché se cominciamo ad arrivare già a settembre con la crisi, è lui che mandano anche a fare la domanda. Ne avranno tre giorni, perché pensiamo anche che due giorni non sono partiti. Questo è il problema che abbiamo. Allora mi dico, stamattina qua doveva Piccinetti, dice Piccinetti adesso ti risponde a quello che dice che ti piace. Perché lì che credo a lui, perché lavoriamo insieme, abbiamo tanti, magari non ci capiamo tra tanti non più risultativi, quanti non essere un po' com'è. Però, allora, però abbiamo un punto di incontro. Con Piccinetti non sarei incontro, ma come male, con Piccinetti piccolo, si sa capire, secondo me. Questa è la mia idea. Qui non sono degli altri. Ecco perché mi è un piacere che stamattina la salutiamo qua, se potesse avere un incontro anche con direttamente che non potremo spostarci una settimana, fa fatica a dire che magari una settimana, non so che qua in schiena è un tipo di piacere, che sono di crisi. Però se potete arrivare già a fare per 15 giorni quello che abbiamo aspettato 45 giorni, per questa c'è da fare, secondo me. Ma non penso che sia solo adesso che chiamare la strada, secondo me chiamare la scuola è uguale. Allora, se no, vai, perché io ho visto quello che è sbarcato, un po' faccio troppo, non parlo per quello che si vuole vedere la mia nuova frase. Veramente è una penalizzazione. Perché male non dice niente, è tutto pesce basso. Tutto pesce basso, ma buoni che sia appena avanti. Se poi la sera male, veramente la prima settimana la voce, no? In questo mi pare, allora, se non andiamo a fare così, prepariamoci di buoni verbali, e dopo ci troveremo tutti quanti qua, e ci vuole fare un po' da male. Luci prima verità, i giovani che arrivano di solito nel Mediterraneo, in questa stagione qua, agosto, settembre, ottobre, e a volte fino a novembre, praticamente finirà l'acqua calda, poi è con i freddi, di solito sono più freddi, ma a novembre, qui sono lontani, si dà la costa, perché vengono a mangiare, l'ambiente così, è quello ideale per questi giovani prestiti, è lì che si vanno andati, però dopo le condizioni ambientali non sono più compatibili con le loro esigenze, loro sono costretti ad allontanarsi, ma quando sono lontano sono cresciuti ad un livello mediatico, secondo adesso non sappiamo curare, ma se uno fa parte dell'andamento della barriera di città, non è che cresce in maniera regolare, esplode e termina in un periodo c'è un'esplosione, dopodiché si risperma con un inverno, con un inverno, una piccola risalita nella primavera stagione successiva, poi c'è sempre un po' negli anni successivi. Tutto si desidera dall'anno zero, dal primo anno di vita. Quindi l'idea è stata quella di proteggere la zona costiera, salvaguardarla in quei mesi dove la lava che prima in maniera dei correnti scende sul fondo, per queste specie qua che sono sul fondo, e come va sul fondo, anche se in questione di che c'è molto vito, viene portato con la testa capita bene che anche se in teoria non deve passare tra le mani della rete, anche più pochi che ci passano finiscono in condizioni da quello che si è visto, ma di ricerca per poco comunitario. Quindi c'è tutto un meccanismo di, come dire, che andrebbe considerato un gradiente costa largo, cioè queste vette che stanno giù a sotto costa tendono a portarsi verso il largo e ad aumentare il periodo di lunghezza. Tutto questo spostamento è riflesso sulla distribuzione dello sforzo di pesca della flotta, è chiaro che ci sono le barche di diverse dimensioni, diverse attrezzi, quindi che agiscono ognuna sulle proprie zone. Molto spesso la testa è fissa e solo quello non c'è neanche più una situazione, a volte ci sono più passaggi da una testa all'altra, da più fase, mi pare di ricordare. Quindi è una situazione complessa perché un intervento su, in un certo periodo, in una certa area, ha poi riflessi su altre aree che sono i periodi successivi, capite la complessità di questa cosa. Quindi è da qui deriva anche la conflittualità notevole che si è sollevata nelle varie categorie del pescatori, perché è chiaro che se è un beneficio, in quanto si vuole in diretto, potrebbe avere uno svantaggio un collega che ha un altro testo che ha messo su altre aree. Quindi è una situazione veramente complessa, però in base la teoria del metodo fermo geologico temporaneo è quella di proteggere la zona costiera e dare tempo, un po' più tempo, a questi giovani di crescere e di spostarsi verso il lato chi ha la casa di distribuirsi su aree più grandi. Quando si dice come è molto caro, noi compriamo tutto l'altro di un bacino, però potrebbe essere in altri casi, in altri casi, in altri casi, in altri casi, in altri non necessita, in altri territoriali, in altri paesi. Quindi, questo è soltanto per dare un'idea di come questo strumento di gestione dei suoi limiti. È chiaro che ha i nuovi limiti in questo momento, però c'è anche delle domande, dei normali effetti, ma è chiaro che sono visibili anche qua.
termini relativi, io sono qua, qualcuno mi fa un giro prima del fermo, se qua si fa giugno, e ho visto la situazione veramente complessa, che sono molto, ho visto i fatti, oppure quasi prossimo tempo, diciamo così, andare a cogliere i camerettini così uno a uno. Questa è una parola. Adesso mi fanno capire che c'è stata una ripresa, è chiaro che è una ripresa relativa. Io ho fatto andare la ripresa relativa comparando con quello che ho visto un mese fa. Esatto. Sono Diego che sai della regione, siccome ho sentito tirare il ballo prima, cioè per correttezza vi dico le procedure che abbiamo seguito quest'anno e le abbiamo seguite attraverso come sempre le modelle della Svezia. E questa volta avevamo invitato sempre, come inviteremo sempre, i nostri colleghi della Regione Emilia e del Friuli, visto che il 28 giugno è stato aggiornato, è stato integrato il decreto che riguarda il distretto Valvalea della Svezia. E il nostro assessore ha sempre portato avanti la data del 3 settembre, inizio dell'attività, e ha anche insistito con gli assessori friulani e emiliani, però non ha avuto risposta. E fatto sta che sull'ultima unità di crisi non poteva il medico dire vabbè noi proseguiamo fino al 3 settembre, perché sapevamo già per loro che se i pescatori friulani e emiliani li prendevano il mese dopo, i pescatori di Trento dicevano come non li prendono prima. Però vi assicuro che anche come struttura tecnica abbiamo più volte sollecitato i nostri colleghi per iniziare l'attività del 3 settembre. E appunto perché d'ora in poi il distretto dovrebbe agire per avere più potere. E il fatto sta che per la prima volta che il Ministero quest'anno ha accettato l'anticipo del fermo, che voleva così forse iniziare il 1 di agosto, però noi veneti, i più grandi siamo stati sempre noi veneti a insistere per anticipo e c'è stato approvato a 16 di luglio. E io volevo chiedere questo al Ministro, nel senso che le attività di pesca partono sempre da quello che dice l'attività scientifica, per cui secondo me viene da lunedì anche la direzione generale della pesca va di mano di qua, perché se è vero che il Ministero prende sempre il riferimento quello che è quello che sono i dati scientifici, noi questa volta grazie a Dispa abbiamo lavorato questa mattina, cioè vediamo, è inutile nascondersi dentro un dito, giustamente cosa si va a pescare, non si fa per peggiorare la situazione. E voglio ricordare anche che per la prima volta la Regione Veneto ha messo i propri, le proprie risorse, vediamo finanziare il FEP per indennizzare le imprese di pesca per il fermo, perché il Ministero quest'anno, sempre per la prima volta, ha detto non abbiamo soldi per le imprese. Per cui, secondo me, ma non perché sono della regione, cioè come amministrazione regionale abbiamo fatto tutto il possibile di quello che dovevamo fare. Lunedì io sono d'accordo anche con la firma del nostro assessore, perché mi dà al Ministero per dire guardate che non ci sono assolutamente soluzioni per la vita del pesca, perché andiamo a peggiorare la situazione del mercato. Questo è quello che dovremmo sicuro, secondo me, siccome Diego che infatti avendo fatto questa esperienza sulla base di una messa in contesto dal Ministero, che vede ovviamente anche il migliore dei risultati, quindi sicuramente mi rendo risultati del Ministero. Prego. Ma perché
trovati in quelli che abbiamo fatto con Luigi Giorgio, abbiamo spiegato, anche l'assessore nostro ha presentato la relazione di Albanelli, quando parte della relazione, gli appuntati scientifici, tutto quanto che stava rappresentato, quindi sapeva già cosa gli abbiamo voluto. Tutti adesso sappiamo come ricordare cosa gli abbiamo voluto. Perché si sarebbe ricordato dare 4 mesi dopo che stanno venendo qui? Allora, io su questo, noi siamo tutti incazzati, veramente incazzati, non ci avanziamo più, sono 3 anni che siamo in crisi, e 3 anni, chi chiedeva qualcosa, ha cominciato a vendere, adesso non c'è più cliente, siamo quasi tutti clienti dentro, quasi tutti clienti, e quindi abbiamo fatto adesso per la tecnologia. Giustamente anche non sbalinare, non c'è proprio più di loro. Giustamente quello che ha detto prima il mio collega, abbiamo dato dei soldi in mancanza, che sono veramente un bisogno. Chi si è trovato, chi si è fatto dei debiti, chi ha fatto dei mutui anche indietro, e si è trovato adesso con questo qui che non andava, non si andava più. Non vado a sentire mai, mi fanno questa persona, l'hanno solo funzionato. Non mi interessa, non mi interessa. Anche se non mi riesco. E la nostra mano, capito? Diciamo, forse è la persona dei marinetti di questo scaglio. Mi dispiace che il nostro qua, il fatto della pesca, lui dice sempre lui, questo qua non è niente, e questo mi dispiace, perché avendo un assessore nostro sulla marineria grossa come la nostra, e che non è niente, questo mi dispiace veramente. Abbiamo fatto questo con il suo piotto, qualche ragione, spero che porti avanti sempre il problema di giunta, come che ha fatto negli anni dietro, spero che porti ancora avanti. Però mi dispiace che anche loro, il fattore nazionale a Roma, non vogliono andare a stare in punti, perché noi abbiamo bisogno della nostro sindaco, abbiamo bisogno del assessore, di gente che porta avanti questo problema, e non ci ascolta nessuno, non ci ascolta. Noi problemi ne abbiamo tanti, potremmo tirare fuori adesso qua, non uno, centinaia di problemi di quanti ne abbiamo. Le maglie, la distanza della porta, il minimo garantito, il peso sotto misura, e... abbiamo un problema con le 18 imbarcazioni che la vola tirà. Esatto. E non solo qui nel fenomeno logico, ma anche qui nella regione, i famosi 5.200 euro. Sì, ma cioè, io parlo per la marcia più grande, tu sicuramente anche sicuramente non incassare la mente incassata, invece faccio trovare là con autorità un certo livello, ma mi chiediamo un certo livello là. E quindi adesso c'è un quadro di un mese, non fare subito dire provenirsi, guarda i signori di sua casa, guarda i signori di sua casa, non sono mai trovato nessuno, e dire non si può fare per più di un'ora, ma tutto a fare i problemi che avevo, non è se accorto dietro di fermi, ma non è che dietro non devo mai fermo, perché quando mi sono a casa mi ha detto che sono lavorare, allora siamo che lavorare anche da gente qua con gli altri, questo è il nostro lavoro, cioè il mio lavoro, un mese fa sono trovato i cinetti, e gli altri due assessori e gli cioè mi ha gente importante dentro di quando ti i conti, allora si conta anche la cosa che quello che portava sulla, il discorso del gennaio della miniera, che è il principio che vorrebbe dare il punto, purtroppo si deve dare il punto perché era legge. Andiamo a questa legge, cioè, facciamo una cosa. Lucio, vedi se hai visto di qua, però non lo mando di qui. Ma tutto bene che gli altri mettevano il peso di... insomma, voi altri, probabilmente quei pochi purtroppo l'hanno usato in Italia, però se
ha un obiettivo di proteggere i giovanili, la maglia quadrata lo fa molto meglio dell'altra, che sapete bene economicamente si comporta, sia 40 che sia 50, con la tensione, vediamo come si comporta. Soprattutto su certi grifondi sporchi che si stanno. Questo è un aspetto. L'altro aspetto, l'inquinamento, sì, anche l'istituto, la pesca nell'istituto è un settore minoritario rispetto ad altri settori, tipo quello di gli contaminanti, sia nell'acqua che negli animali, nei pesci, ci sono dei tagli di monitoraggio, allora vuol dire che esiste una notevole importanza, dopodiché fare un po' di più, si potrebbero collegare molto di più alle istituzioni. Però esistono diverse istituzioni che sono specializzate su, ad esempio, l'inquinamento sul pesce, sul lavoro privato, per esempio, o su aspetti sanitari, ci sono altri istituti di istruzione sanitaria, o su aspetti generali. Cioè, a seconda di se vari settori in cui si può dividere l'ambiente, sono e non so come sarà il futuro, però. La regione stessa, certo. No, già che ci sono una parola, volevo dire che cioè, i comuni d'Italia, non tanto, i comuni d'Italia non hanno il potere di, sul campo della pesca, perché sappiamo bene che il Ministero, una certa parte della regione, non è un dettaglio di nostro nome, ma poi poi basta, nel senso che non credo che abbia un minimo, io anzi devo dire che l'assessore può trovare così. Un anno e due mesi, il moscardino dopo muore, cioè
la parola ad un'altra chiesa sul sull'inquinamento, se va bene vi dico perché credo che sia opportuno sapere, cioè, non è facilissimo, è molto difficile determinare il contributo del prelievo della pesca rispetto al danno che fa l'inquinamento, non so se sono quale percentuale, se fanno anche altre, è una cosa veramente complessa. Però da questo punto di vista è ormai dimostrato che voi vi ricordate il mare degli anni 80, così il marrone rosso, verde, quanto era colorato e quanto avrebbe trasparente adesso che cosa più meno per fare i danni. Non è un caso, negli anni 80 è stato deciso che questo fenomeno qua di utilizzazione di arricchimento eccessivo di non fertilizzanti che arrivavano e si prendevano queste alghe che poi morivano, mettevano sul fondo, putrefazione, morire. La soluzione è stata trovata togliendo il fosforo dai detersivi, che è un concime, che prima del mare, poi il fosforo messo una sostanza sostanza detersivo, i mari sono diventati, non ci sono stati più questi pericoli al mare, come si chiama questo. E Grazie.
sicuramente pubblici, ma non sono leggibili a noi ignoranti. E quindi c'è la necessità di fare il sistema attorno a questo, ricordare una sorta di agenzia dei pescatori interessati a leggere questi dati, che è un documento patrimonio nostro collettivo della regione del distretto all'Adria. Punto più della vicenda. Torniamo alla questione del fermo che fa l'artiglia del mare, però dobbiamo anche capire, mettersi nell'ordine delle idee, che alcuni scenari sono aperti. Allora, noi prima dell'avvio del fermo pesca ci siamo presentati come distretto alto scientifico con due proposte forti, precise e circostanziali, supportate dal consenso attorno alla proposta, risorsa, analisi della risorsa, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, proposto un fermo biologico di anticiparlo, e i dati ci danno ragione, perché avendo anticipato e ottenendo tutte quelle risorse di piccola taglia, significa che abbiamo fatto bene ad anticipare la partenza del 16 luglio, quando era il 16, 17 luglio, e la ripresa del 3, 5 settembre. Era un'intuizione buona, e una programmazione, sicuramente non la massima possibile, ma cercando di mettere insieme tutta la complessità del sistema adriatico attorno alla proposta unica. E il distretto è riuscito a fare un'operazione di lobby molto forte, perché l'alternativa era, e tutti l'hanno visto, si faceva come la nostra sarebbe dovuta. Primo agosto, 31 ottobre, 3 giorni, eccetera, eccetera. Siamo riusciti a impedire parzialmente questa cosa qua. Resta lo snodo che noi abbiamo in mare con un prodotto di dimensioni, di tipo di dimensioni. Abbiamo tentato di fare, la regione ha tentato di fare un'operazione di allargamento anche in Friuli, e lì c'è stato un po' di evidenza che era proprio tanto particolarmente favorevole. Rimangono due cose da prima. La soluzione dell'articolo 4, comma 4 del decreto sulla questione 4 Sevilla, che rischiamo di creare una sperequazione che non dobbiamo risolvere. Lunedì il Ministero Abate e Compagni hanno una proposta della regione Veneto che dovrebbe superare questo scoglio. L'altra cosa è l'interpretazione della prima settimana delle 10 settimane successive al fermo, se inizia la prossima settimana o inizia nella quella successiva. Io ho la mia personale opinione che è quella di che facciamo a partire prima, in modo che entriamo velocemente le 10 settimane, e in modo che evitiamo di andare in pesca a 4 giorni, facendo magari 2, e così salvaguardiamo un po' la risorsa. È una mia idea. Detto questo, la strada che abbiamo di fronte è quella che la stessa comunità europea, gli stessi commissari europei hanno detto che la politica legata all'ordinamento dolce di 4 metri ha portato a un sostanziale fallimento delle azioni previste all'interno di Europa. Mani di gestione, la pesca speciale, la gestione delle risorse, eccetera, eccetera, eccetera. Quest'anno si inizia la revisione dei regolamenti comunitari, dobbiamo creare un sistema che di ragione fermo, dobbiamo dividerci attorno a questo, grandi, piccoli, pesari, tutti insieme dobbiamo fare lobby per cercare di modificare le modalità comunitarie per quella parte, dalle maglie, la gestione delle corrente, ai piani di gestione, eccetera, eccetera, eccetera. Perché vi ricordo sempre che per quanto riguarda il grande pesca, quella volta, che ringrazio particolarmente gli amici di Ancona, ci hanno messo in una fase di corrente che va dal 1 di agosto al 31 di ottobre, e ogni volta che vuole andare avanti per tentare di fare tantissimo l'effetto. Dobbiamo superare anche questa cosa qua, dando anche le motivazioni biologiche e ricerche che ci sono e sulla soluzione. Quindi questo è lavoro da fare adesso, rafforzamento degli distretti di pescato reali, tutelare duro per gli anni culturali e cercare di fare lobby. Allora io non so se esisterà ancora il parametro della pesca, mi spero però, spero che lo aspetti di più, chiudono il parametro della pesca, perché era diventato un sistema di bilanciamenti di pesi contro pesi, quello che erano questi sommi sacerdoti tra cui i professori Piscinetti, che decideva vita, morte, miracolo di nuovo. Basta! Il distretto sarà di propone un modello di fermo pesca. L'altra proposta importante a cui ci trattavamo era quella di 4 giorni, per tutto l'anno. Siamo, credo che qualcuno lo smentisca, nella maturità, siamo giunti alla consapevolezza della maturità che siamo e possiamo svolgere un'attività per 4 giorni, per regole precise, e su questo siamo tutti d'accordo. Siamo a disposizione per fare un'attività di autogestione della risorsa proponente.
di pesca che sta raccogliendo tutti i dossier per quanto il sistema di pesca dell'Alto Adriatico. Lavoriamo su quello perché è lì che adesso si decide il futuro della pesca, nuova politica della pesca, eccetera, eccetera, eccetera. La regione è diventata un alleato prezioso, con le aree sviluppate, scheggere, le risorse che noi vogliamo perdere, però sicuramente l'attività di tutti i luoghi si può fare. Lunedì la cosa importante è che il Ministero ha parlato di fare un'operazione di lobby di una per la propria parte, sia sul discorso delle 10 settimane, sia sul discorso del quadro sentite, e così diamo un generale importante. Per l'anno prossimo, come il distretto Alto Adriatico, si individua un piano di gestione dove dentro c'è anche la questione del fenomeno, definendo le modalità, supportando le ricerche scientifiche, su questo dobbiamo lavorare. Nel frattempo c'è la modifica del pavimento comunitario. Questo è l'anno decisivo e non possiamo perché si guardarci tutto un altro di grande piccolo mentre fatto. Non abbiamo alternative, ma se possibile resta. Noi siamo al vostro fianco, abbiamo la fortuna di avere un'amministrazione comunale che è vero che da un punto di vista delle competenze non è. Ma vi posso garantire che in Francia e in altri paesi, dai consigli di quartiere fino all'ex San Cosini e adesso Hollande, c'è un sistema, una massa critica forte che nei confronti della pesca è finita a portare a casa alcune cose. Questo dobbiamo fare. Dal vice sindaco di Chiosa fino all'Europa parlamentare, non unico con l'associazione di questi operatori per portare a casa questi risultati. Ma per piacere, cominciare con vigore e forza, tentando di restare insieme su quei 2-3 concetti. A mio modo di vedere, perché la soluzione qui è molto complicata, perché partiamo dal tratto dei minimo 20 anni, quindi adesso ci troviamo in questa situazione, inutile guardare indietro, bisogna andare avanti, altrimenti si muore, diciamo. Però c'è un punto di incontro fra grandi e piccoli, questo è il mercato. Hai detto c'è bisogno di idee, il mercato, con la salvaguardia del mercato, la qualità del prodotto, sia dei piccoli che dei grandi, e con una bella attenzione particolare ai controlli, dove nessuno possa fare il furbo, perché mi sono tutti quanti pieni di buone intenzioni. Sono gli strumenti per controllare. San Giovanni Bosco diceva che la strada per l'inferno è una stricata di buone intenzioni. E tante volte ci perdiamo per necessità, per tante altre problematiche e tutto il resto. Ma una salvaguardia, un punto di incontro, un snodo dove tutti quanti devono tenere in considerazione che è il frutto del proprio lavoro, perché purtroppo il mare ormai è stato inquinamento in noi, in tutto quello che vuoi, massacrato, e partiamo ormai in ritardo, speriamo in tempo, ma in ritardo senz'altro. Ci sono i mercati che devono essere tutelati, ci vuole una politica che poi esiste di attenzione sia per quanto riguarda lo strascico che per quanto riguarda i piccoli pelagici, di un contenimento delle risorse, degli stock, perché è il nostro futuro. Se anche noi non abbiamo bisogno, perché ormai in realtà abbiamo la maggior parte di noi qui, non ne hanno più bisogno, è una questione di civiltà nei confronti degli altri. E attraverso il mercato, con la tutela del prodotto, con la salvaguardia, un'attenzione particolare agli altri, alla qualità del lavoro, non si incentiva più il gioco al massacro che qualcuno lo fa per ingordigia e anche per disperazione, ma si tutela la qualità del prodotto. Alcuni con le retine, adesso la faccio solo per un esempio stupido, poi finisco, con due cassette di pesce, con le retine salvano un anno, mangiano in famiglia, cioè inutile mettere le nostre strutture come ce le abbiamo anche noi che sono piuttosto, diciamo in questo momento, pesanti visto il caro gasolio, però la regione una cosa può fare, cercare di tutelare i mercati. È inutile dire ci sono enti prestituiti o più, tutto il resto, perché poi si riduce sempre tutto quanto all'interesse proprio. Invece è una questione di interesse comune che deve venire vista o attraverso le 70 ore o attraverso il pluralismo. Però se si vuole, con un po' di buona volontà, tagliando la testa agli ingordi, che mangiano pure male,
e mettendo in condizione anche i più debili di poter fare come si faceva. Cioè, io quando ho cominciato a lavorare si faceva, non è che si inventa Arlecchino. Quindi do questa idea di esempio. Riguarda le piccole piuttosto che le grandi, riguarda tutti. Dobbiamo regolamentarlo e prima è stato detto, sono state dette delle cose giuste secondo i punti di vista. Allora, o si comincia, come qualcuno ha detto, a fare fonte comune, l'abbiamo detto alle prime riunioni, l'abbiamo detto alle seconde riunioni e adesso sto rimanendolo come soprattutto l'ultima riunione che abbiamo fatto tutto PSN all'altro. O si decide veramente di fare fonte comune, come ha detto qualcuno, facendo un passo indietro tutti, per avere un obiettivo comune tutti. Allora, i piani di gestione vengono fatti assieme, certificando in maniera corretta, esatta, le esigenze, trovando una mediazione di chi decide e di chi ha più convenienza, definiamolo così dal punto di vista lavorativo, di fare un piano di gestione con le ore, piuttosto che fare un piano di gestione con i giorni. Allora, se riusciamo a trovare questo accordo, mi sembra che il 50%, il 60% sia già stato fatto. Perché non sono io che mi metto d'accordo, non è Gottardo o Faccioni piuttosto che la Regione, siete voi che vi mettete d'accordo, perché se non vi mettete d'accordo e un domani il piano di gestione dovrà assolutamente essere fatto, pena non riusciamo ad andare in Europa con nessuna proposta, prima di acquadelle, perché quando ci siamo incontrati con gli eurodeputati ci hanno detto va bene la ricerca scientifica, benissima la rilevazione, va bene tutto quanto, però ci dovete fare un piano di gestione di come avete intenzione di catturarli attraverso i denti, attraverso le barche, attraverso... Ecco, quindi se noi prepariamo il piano di gestione, se non lo riesco a preparare, ci viene imposto, e quando ci viene imposto, non ci viene imposto offrendo opportunità, ma togliendone ancora di più. È chiaro che quindi il piano di gestione deve essere interpretato non chiedendo, ma con la consapevolezza che un piano di gestione deve razionalizzare per salvare il mare, per salvare le risorse che domani comunque andrete voi a catturare. Quindi io non vi dico niente di nuovo se non quello che avete già detto voi. Però ecco, come amministrazione comunale, io sicuramente, come l'ho sempre dimostrato e come ognuno di voi sa, la disponibilità che io, per conto dell'amministrazione, metto in campo, in tutti i sensi. Però dovete anche aiutarmi, dovete aiutarmi. Attraverso che cosa? Attraverso un tavolo definitivo, con il supporto di biologi, con il supporto anche delle associazioni di categoria, che vi metta d'accordo e che produca un piano di gestione, che vada bene, perché altrimenti si rischia ancora una volta di ritrovarsi qua e di incazzarsi a vicenda, dove poi ci si alza tutti e si ritorna fra 4 mesi con gli stessi problemi. Allora io dico, siccome veramente siamo in giro, mai come oggi è necessario tenere le orecchie aperte, perché c'è stato detto da Gottardo, non so se avete capito, che quest'anno è l'anno definitivo dove si può insinuare attraverso la modifica e la revisione dei piani comunitari. Se noi abbiamo la ricerca, abbiamo il piano di gestione, l'accordo assieme, allora che lobby si fa, cioè che forza si ha, allora voi capite che non c'è più nessuna giustificazione da parte di nessuno per dire che non si può fare, perché il Ministero, nel momento in cui si va con i piani di gestione fatti, concordati, assieme, magari anche distrettuali, io penso che assolutamente il passaggio sarà sul, la questione sarà superata. Ecco, l'ultima cosa, è chiaro che a fronte del fermo testa, se si dovesse, io parlavo anche con Otello Giovanardi, che diceva, è chiaro che più si rimane fermi, più possibilità c'è che pesce maturi e che si riproduca. E anche per tanto vero che se uno non va al mare, non va a lavorare, non percepisce reddito. E lì è chiaro che ci rivolgiamo un po' alle regioni, allo Stato, alla comunità europea, che mai come in questo momento, eccezionalmente, visto che si parla di eccezionalità, di un conflitto di fattori scatenati che producono questo impoverimento del mare, mai come in questo momento la comunità europea, con la sua regione del Ministero, deve tenere conto di questa situazione, cercando di supportare, anche visto che c'è già uno sforzo della testa attraverso i finanziamenti per il taglio delle barche,
salvaguardare questo tipo di attività con finanziamenti che garantiscono un minimo di reddito per salvaguardare la fama etica, che penso che sia mai come in questo momento, il momento di intervenire.